Parliamo oggi di commercio, uno dei settori più fortemente compromessi ovviamente da questa pandemia. Lo facciamo perché nei giorni scorsi il Comune di Biella ha presentato un progetto importante, i distretti urbani del commercio. Ne parliamo ovviamente insieme all'assessore Barbara Greggio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Katia. Allora, quindi un lavoro di rete importante, finanziato anche dalla Regione. Di che cosa si tratta? Sì, allora si tratta dell'avvio della costituzione del distretto urbano di Biella. I distretti urbani sono forme regolamentate dalla Regione Piemonte e opportunamente finanziate con contributi di varie percentuali. Ora, nella fattispecie, la Regione Piemonte le ha approvate nel 2020, tra l'altro proprio il nostro comune ha sollecitato con la firma di tutte le associazioni di categoria, perché la grande innovazione sta in questa forma di governance. Per esempio, su Biella abbiamo già iniziato a fare i corsi di formazione per quanto riguarda le tecniche di visual merchandising, di vetrinistica, di marketing del prodotto, ma abbiamo anche in cantiere da promulgare un sistema di dorsale sistemica. Si parla quindi di digitalizzazione, si parla di contatto diretto B2B tra aziende per costituire gruppi d'acquisto e quindi risparmiare. Purtroppo, ahimè, è proprio in questo momento aperto il dibattito sull'energia elettrica. Questo può già essere un primo tema da affrontare, molto importante per tutte le imprese, non solo del commercio, ma economiche da più raggio. Cito poi invece il B2B, un rapporto diretto cliente e negoziante, dove abbiamo un apposito tutor, perché il nostro scopo principale è quello di accompagnare l'imprenditore, il piccolo esercente, l'ambulante, a poter imparare a gestire direttamente tutto quello che oggi la tecnologia mette a disposizione ed affrontare il nuovo mercato del web. Allora, tutte ovviamente azioni importanti, perché urge evidentemente un cambio di passo. Questo è una realtà biellese, è una realtà anche italiana, è una realtà anche di altri comuni piemontesi. Non a caso, infatti, fortunatamente la Regione Piemonte ha risposto all'appello delle imprese e ha messo in pista questo strumento finanziandolo.